Ti aspetto Gloria. Intonano Gloria davanti alla statua appena inaugurata di Giancarlo Bigazzi all'interno del Bussola Domani di Lido di Camaiore, un omaggio della Versilia al compositore fiorentino che si ritirò proprio a Lido di Camaiore vicino alla Bussola negli anni della sua malattia. All'inaugurazione la sua compagna di una vita, Gianna Albini. Grande momento, grande emozione, grande onore di aver messo il Bigazzi nella sua residenza preferita, nella Versilia, terra amata, e mi sembra proprio, sembra quasi spuntato dalla terra. Improvvisamente una mattina l'ho trovato là, e poi io abito qui vicino, dal terrazzo lo saluto: buongiorno, buonasera, ti fa freddo? Piove, vengo a metterti l'impermeabile. Siamo vicini di casa. Eternità, spalanca le tue braccia, io sono qua. Per il sindaco di Camaiore, un omaggio che dà un valore aggiunto a questo storico parco della musica. Questo è un modo anche per tirare una sorta di cerniera che riallinea la storia di Bussola Domani al passato, dare una caratteristica ancora più forte non solo a Camaiore, non solo al Lido di Camaiore, ma soprattutto alla Versilia intera. Tanti gli artisti che hanno voluto essere presenti e che ai nostri microfoni hanno voluto raccontare degli aneddoti, a partire dal maestro Bocelli. Ho sentito poco fa le note di una sua canzone, un'apertura d'ali, e mi ricordo che lui è venuto a casa mia un giorno e con l'umiltà tipica dei grandi mi chiese di registrarla per lui, questa canzone che era sua. Io l'ho fatto e chissà che qualche volta non troviamo il modo anche di pubblicarla, non lo so. Ma io ricordo, venivo qui a Forte dei Marmi quando Giancarlo era ancora vivo, aveva la casa invasa di cassette, e una volta gli cascò una alla finestra, siamo dovuti ritornare. Registrava sempre tutto attraverso il famoso trombino, lui lo chiamava trombino, era un registratorino piccolino con la mini cassetta. No, gli aneddoti di Bigazzi sono irripetibili, era un momento, lui era un inventore, così come scriveva le canzoni, così faceva le battute. Veramente un ricordo molto, molto piacevole a ricordarlo, anche se commovente, devo dire. Ma gli ha mai detto di cambiare qualche parola? A lui? Mi avrebbe mandato a cagare, giustamente, adesso con tutto l'amore. Lui le parole le usava sicuramente, gli incisi li faceva precisi, non troppo lunghi e non troppo precisi, per cui era bravissimo, non c'era bisogno di dirgli niente.